Salve a tutti, sono Francesco Fusillo. Con questo piccolo video voglio mostrare come si gestisce l'audio in questo PC console di Linux. Allora, noi la gestione dell'audio l'abbiamo messa nelle barre d'avvio, che sono queste, ed escono immediatamente appena si accende la macchina. Quindi, appena si accende la macchina, si trova il controllo della batteria, l'audio, la rete, l'aggiornamento e eventualmente il Bluetooth e i desktop da utilizzare. Ma però andiamo a vedere l'audio. L'audio è questo qui. Eccolo qua. Allora, per poter accedere alle funzioni di controllo, in questo momento lo sto regolando, tasto destro sulla trombetta preferenze. Questa è la finestra di controllo dell'audio. Perché funzioni, bisogna che l'hardware implicato sia quello giusto. Allora, ad esempio, io sto registrando con una cuffia e ho la cuffia funzionante per l'ingresso. Tanto è vero che vedete, eccolo qui l'audio. L'ingresso è selezionato da questa spunta sulla mia cuffia e non dall'audio interno, che sarebbe quello del monitor. Quindi, quando si fa un lavoro di registrazione, bisogna andare a vedere se la macchina ha indirizzato giuste le cose di funzionamento, perché sennò non funziona. Quindi, come ingresso ho selezionato la cuffia e come uscita invece l'audio non mi esce dalla cuffia, ma esce dalle casse acustiche. Infatti, esce dall'altoparlante. Quindi, per capire dove va a finire l'audio, basta guardare a che spunta c'è. Se io mettessi la spunta qua, l'audio mi va in cuffia. Se metto la spunta lì, l'audio va fuori. Quindi, questo è molto importante, se no non si capisce perché la macchina non funziona. Ecco, adesso si sentirà un pezzo di musica. Come si vede e come si sente, può essere selezionata la cuffia per la registrazione e l'uscita negli altoparlanti, o viceversa. Quindi da qua si gestiscono i volumi e le distribuzioni degli strumenti di funzionamento. Quando si è stabilito che le cose vanno bene, si lasciano stare, ma se non vanno bene, si controlla da qua, tutto lì. Quindi, buona sperimentazione per le guide ISO di Linux, Francesco Fusillo.